Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica Toys and Unboxing, anche se qui si parla semplicemente di toys, di vecchi giocattoli per la precisione. Siamo intorno agli anni 80 e parliamo finalmente, con mia somma gioia, di He-Man and the Master of the Universe. È appena uscito da pochi giorni su Netflix la serie Master of the Universe Revelation, di cui ho fatto un video venerdì scorso, ve lo metto qua nelle schede, qua in descrizione. Qua invece mi voglio semplicemente concentrare sui giocattoli, i giocattoli che possedevo io, che posseggo io, che sono pochi rispetto alla mole di giocattoli che ho qua. Per la maggior parte sono giocattoli appartenenti al mio amico Lorenzo, che ringrazio per avermeli prestati per questo video, e mi ha anche prestato la location che potreste ricordare dal mio video Cotto e Shazam, che vi metto sempre in descrizione e nelle schede. Perché abbiamo usato la stessa location? Beh, perché Maurizio Merluzzo ha doppiato il principe Adam e He-Man, e quindi ci sembrava, diciamo, d'obbligo continuare a rendere omaggio a The Merluz in questa location. Ma bando alle ciance, partiamo subito con la descrizione di questi giocattoli. Ci sono epoche diverse qua dentro. Partiamo da quella che credo sia la prima tra quelle che ho tra le mani. Questo è He-Man Thunder Punch, che se adesso non vedete perché è troppo lontano, ve lo metto nell'altra inquadratura, che così lo vedete meglio. Allora, He-Man Thunder Punch è una delle versioni successive di He-Man, non è la prima versione di He-Man, perché i primi lotti dei Master sono andati a ruba, tant'è che la Mattel ha deciso di fare più varianti possibili in modo da rifornire appunto gli scaffali dei negozi di giocattoli. Questa versione è stata rilasciata nel 1984 con il nome di Thunder Punch. Perché Thunder Punch? Perché se voi mettevate qua dietro in questo zainetto, vedete questo He-Man che non deve andare in campeggio, ma in questo zainetto potevate mettere i, chiamiamoli, proiettili delle pistole da sceriffo che trovavate quando giocavate a carnevale a fare lo sceriffo. Se li mettete qua dentro e ruotate il busto di He-Man, He-Man dava un pugno tonante, Thunder Punch, e questo tuono era dato dallo scoppiettio di questo di questa cosa che c'era dentro allo zainetto. Lo scudo è originale. All'interno dello scudo c'era anche infilata una spada, che qui però ovviamente è andata persa, perché i giocattoli vanno giocati, ragazzi. Poi passiamo invece a un'altra versione di He-Man. Questo He-Man per esempio è mio, perché io sono relativamente giovane in questo contesto e quindi ho una delle versioni successive. Questo è He-Man Flying Fist, ovvero pugno volante. Se notate, io adesso sto muovendo il busto e le braccia vanno un po' dove cavolo vogliono, tirano pugni a destra e a manca. Ora il meccanismo sarà un po' antiquato, però ricordo che a me piaceva un sacco che aveva questa armatura argentata, molto più coprente dell'armatura classica di He-Man. È quasi una canottiera, diciamo, però era l'unico He-Man che rappresentava davvero He-Man per me. Era bellissimo. Avevo anche il Thunder Punch, ma era molto rovinato. Ma passiamo invece agli amici di He-Man e iniziamo con un personaggio che io francamente non conoscevo, ma le puntate di He-Man erano davvero tante. Questo è Clamp Champ. Ve lo metto qua, ve lo faccio inquadrare dalla seconda camera. Perché Clamp Champ era un campione delle pinze. Guardate come pinzava i nemici con questo suo accessorio ancora intatto e funzionante, ragazzi. Questo è tenuto davvero davvero bene. Questo Clamp Champ è stato messo in commercio nel 1987, quindi è un altro dei personaggi relativamente recenti rispetto alla saga di He-Man. Poi abbiamo questo personaggio di cui io francamente non ricordo bene il nome e le origini, quindi chiedo aiuto al mio amico Efrem. Siediti pure, ma scusa, ti ho detto facciamo il video sui Master. E mi sono vestito la scheletra. Non ho detto che devi fare il Master, parlavamo dei giocattoli. Ma come hai detto facciamo i Master, e io sono venuto vestito da scheletra. Ma ho capito, ma tu sei vestito così e io faccio il video così con la maglia di Merluzzo, con tutto il rispetto. Cioè ci serve un po' un bilanciamento, così non va bene, un attimo solo. Deve cambiare allora. No, stai. No, bene, ora mi sento già meglio. Allora, tra l'altro assomiglio un pochino,
più a lui, sono un po' più cianotico rispetto. Come si chiama questo personaggio? Questo è Cyclone. Scusa, non è proprio intatto come gli altri? Ora... Cyclone. Ok, ve lo facciamo... Ciclone. Ve lo Ciclone. Cyclone. Cyclone, eccolo qua. Lo vedete magari un po' meglio. Ha il volto simile a He-Man, ha questo casco che ricorda un po' il caschetto di He-Man, di cui potete vedere una raffigurazione anche sulla mia persona. Questo è un membro degli Eroici Guerrieri ed è uscito nel 1985. Cosa fa di particolare? Se io lo fa, è più o meno allo stesso principio di He-Man Flying in Punch, cioè muovendolo ruota i pugni a destra e manca, però con questo macchinario qua dietro, che He-Man Flying Punch non aveva, e lo rende una miglioria rispetto a quella versione di He-Man. Ma continuiamo con gli amici di He-Man. Come non parlare di Orko, che lo so, qua è piccolissimo, adesso ve lo faccio vedere meglio. Questa è la versione di Orko di cui vi ho parlato nel mio altro video. Non è la versione di Orko che è uscita in vendita, questa era una versione a gomma da cancellare di Orko, che francamente io ho sempre, magari mi metto qua nell'angolino come sarebbe stato il giocattolo di Orko, però qua questa versione onestamente io la preferisco di gran lunga, perché è molto più simile a come viene rappresentato Orko nel cartone animato. Tra l'altro, quando ero piccolo, questi occhi e queste mani erano fluorescenti, adesso un po' l'effetto è svanito. Passiamo a un altro personaggio di quelli che forse sono usciti tra gli ultimi, credo, esatto, mi sembrava, sì. Non so di che anno fosse, che è Extendar. Adesso ve lo faccio vedere meglio anche nella camera secondaria, ma fondamentalmente si chiama Extendar perché si allunga tutto. Tutto? Tutto è anatomicamente corretto. È talmente lungo che non ci sta nemmeno nella seconda camera. Comunque, ecco, anzi, facciamo così, nella seconda camera ve lo accorcio. Così, questa è la parte più bella perché si vede anche il volto che viene coperto dall'elmo, chiamiamolo. Si chiude le gambe. Stupendo, sembra quell'episodio di South Park dove ti potevano far diventare più alto. Ma una domanda, ma sì? L'utilità del 90% dei buoni che si allunga, qual è? Se per caso devi scavalcare il castello di Grayskull, ti allunga. Ma perché voi buoni, cioè sapete solo allungarvi e basta, noi avevamo di tutto, animali... Streghe. Ah, ma hai fatto bene a dire animali, perché non abbiamo parlato di uno degli amici fondamentali di He-Man, che è Cringer. È la più bella, la mia era vellutata. Esatto, quella di Skeletor, che si chiamava, tu ti ricordi, aveva un nome particolarissimo. Me l'ha portata via. Era vellutata e viola, o viola o blu scuro, comunque colorata come questo individuo. Mentre questo era Cringer, che nel vecchio cartone lo chiamavano Kringer, se non sbaglio. Esatto. E con la sella e il dovuto elmo diventava Battlecat. Io mi scuso a nome di tutti i fan, non so come ho fatto, ma non ho più la sella e l'elmo, imperdonabile, perché li avevo davvero conservati benissimo fino a poco tempo fa. Ecco, ve la faccio vedere persino nella seconda camera, guardate quanto è figa. Adesso ci mettiamo sopra un bel He-Man, così vi do l'idea di quanto era grande. Ok, se volete sapere perché era così grande la tigre rispetto a He-Man, perché è grande come un cavallo, è perché era la vecchia tigre di Big Jim che la Mattel ha ricolorato, perché non aveva abbastanza soldi per creare un nuovo mezzo di trasporto, l'ha ricolorata e l'ha fatta diventare, diciamo, il cavallo di He-Man. L'ha ripitturata e è diventata questa tigre enorme. Quindi necessità fa virtù, abbiamo avuto una tigre fantastica nella nostra infanzia. Ma parliamo di uno dei personaggi che abbiamo visto anche in Master of the Universe Revelation. Esatto. Che ha avuto anche un ruolo abbastanza importante, devo dire. Sì, rispetto alla serie originale. Alla serie originale un po' tutti hanno avuto un approfondimento. Mi è un po' dispiaciuto che nella serie Revelation non ci fossero questi ingranaggi. Ve li faccio vedere meglio qua. C'è Battlecat che ci sta divorando.
Ecco, purtroppo nella serie Revelation questi ingranaggi non erano così ingranaggiosi, erano un po' più fluidi e un po' questo mi è mancato, anche perché sicuramente a questo personaggio si sono ispirati quelli di Rick e Morty per Rotella, non so se hai Sì. presente. Ma ora passiamo a uno dei cognomi più diffusi nella provincia di Bergamo, Rotar, no, Rota, Rota, rota. Rota, R questo invece è Rotar. Rotar, che come potete intuire è una trottola, ovviamente aveva un sistema molto complicato per farlo ruotare, non può ruotare semplicemente così, tant'è che io adesso ve lo dimostrerò, che Non non fa ruota. niente, aveva una specie di leva, di cosa che tiravi, E poi partiva. e poi partiva come una trottola classica, Erano diciamo. ricordi mobili di camera mia, soprattutto, si Sì. ricordano loro, mi Ah, ecco che stupono. andava in giro. No, io l'ho Esatto. sempre visto così, non funzionante. Penultimo, ma non meno importante, Snoot Sput, che poi, se non sbaglio, nel cartone aveva un altro nome, insomma, c'è tutta una storia, andatevi a vedere il documentario su Netflix. Questo era un muscolosissimo uomo elefante, una specie di minotauro, ma con la testa di elefante e non di toro, che aveva questa fantastica particolarità di poter spruzzare davvero acqua dalla sua proboscide. Un personaggio fantastico. Non so se tu sai la storia del cartone, io non ho No, non me lo presente, ricordo minimamente, ma nei però cartoni. so che da piccolo mi affascinava tantissimo questa action figure. Ma dulcis in fundo, si fa per dire, abbiamo un action figure che tutti usano come fermacarte perché è davvero un mattone ed è tratta dal film, dal famigerato film di He-Man che non ha avuto assolutamente successo. E sto parlando del personaggio di Gwildor, personaggio inventato ad hoc per il film. Bella merda. Il film. Voi volevi dire qualcosa su Gwildor? No, più che altro vorrei dire qualcosa sul film. Perché Ah, sì, prego. avete fatto questa cosa? Cioè, Sì. Dolph era diventato famoso con il Ti spiazzo in due, Dolph Lundgren che ha fatto He-Man, e da lì non è più riuscito a recitare. È vero. Avete rovinato un grande attore, poi mi avete messo dentro un sintetizzatore musicale. Salutiamo Due terrestri così che per caso trovano sta chiave universale. Courteney Cox. Ma tra l'altro, se non ricordo male, Perché? questo film adesso finalmente si può trovare, perché era abbastanza introvabile, fortunatamente fino a poco tempo Su fa, su Prime. Prime Video. Quindi se riesco ve lo metto in descrizione così io non sono riuscito a guardarlo. No, e allora io avevo anche la videocassetta, lo ammetto, mi sono fatto molto del male, però io ci tenevo ai master e ho voluto avere tutto. Poi ho perso tutto, fortunatamente anche la cassetta. Meno male. Comunque, davvero, questo Gwildor era un po'. Ecco, lo mostriamo qua. È vergognoso, Il ragazzi. giocattolo è fatto molto bene rispetto al film, per carità. Però è quello che, diciamo, è una versione cinematografica di quello che doveva essere Orco, fondamentalmente. Un vero peccato perché guardate il design di Orco, come era molto più affascinante e misterioso. Soprattutto questo, voi lo vedete come sintetizzatore. Ah, quello era un sintetizzatore. Esatto, è la chiave universale, cioè tutti i cattivi dell'universo sono arrivati sulla Terra, poi è arrivata una sorta di He-Man con i capelli corti, Teela, Man at Arms che doveva aver avuto una forte forma di dieta prima del film perché era la metà di quello che dovrebbe essere, e tutti a cercare questa chiave universale. E c'erano questi due terrestri che loro ci giocavano e suonavano. Ma io lo so dove vuoi arrivare. È su Prime Video e sappiamo tutti che su Twitch si può fare un watch party. Ci facciamo una serata in diretta. Ragazzi, lo annunciamo adesso, non so quando. Guardate in descrizione, faremo una live su Twitch in cui guarderemo. Non ce la faccio. Master In cui Santa guarderemo Lumas, il il film. film. Ho bisogno di qualcosa che mi dia la forza, scusate. Scusate, eh. Ok, ma è grande, non ci sta nell'inquadratura. Per Grossa, eh. il... Anzi, dico direttamente, dato che ce l'ho in mano. A me il potere! Hai visto, eh? Adesso come sono... Siamo alla pari. Ci incontriamo di nuovo, Io me scheletro. ne vado. No, non posso girare con certi personaggi. Sì, È tutto naturale. Gli assolutamente. invidiosi diranno che è Photoshop. Bene ragazzi, grazie per averci seguito fino a qui. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci nel prossimo video dove parleremo dei cattivi.
Ciao bambini! Oggi abbiamo imparato a divertirci con i giocattoli e le action figure, ma è molto importante che voi invece giochiate anche insieme ai vostri amici. L'amicizia è la cosa più importante per avere il potere. Noi siamo amici. Ah, 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 ah.